Siamo rientrati, che mattina, che energia, mamma che bello, buongiorno ancora, ma ormai è quasi ora di dire buon appetito, quasi, è da questa mattina che ve lo prometto, una settimana che ve lo promettiamo, ormai lo sapete, il martedì ci accadono cose pazzesche, bellissime, partendo con il super angolo del cinema, arrivando poi all'appuntamento con l'unico inimitabile, e ce l'abbiamo qua, attenzione, Alessandro Gianietic. Ciao Ale! Ciao Ale, e allora? Come va, come stai? Bene, bene, dai, bene, bene, bene. Che dai, è un fare? Piacere, davvero un piacere. Siamo sempre felicissimi che oggi sei qua con noi, anche perché martedì uguale scorso tu hai lanciato questa, diciamo, questo invito alle donne a casa, anche uomini, hai detto preparate una pietanza, certo, e come ingrediente principale dovete usare il... tonno! Oh, il tonno. E quindi questa cosa ha lasciato molta curiosità, ma soprattutto anche nei social hanno scritto in parecchi, anche perché ricordiamo, dai, parentesi, poi tutte carini le puntate sono, le potete ritrovare anche sui social. Ovviamente adesso siamo in diretta, sono le 11:36 minuti del 2 febbraio 2021. Esatto. Alessandro, come va? Tu sei a Torino, provincia di Torino, sono, come va dalle tue parti? Sono provincia di Torino, sì. Dalle mie parti più o meno, adesso hanno riaperto zona gialla, quindi a pranzo si può lavorare, però logicamente a pranzo un ristorante di un certo livello non può lavorare, perché lavora di solito la cena o comunque lavora con dei prezzi molto più alti rispetto a un altro ristorante, quindi è un po' così. È un po' così, diciamo così. Però dai, noi siamo non fiduciosi, politica, intanto è già stato un passettino in più, speriamo di... Sì, di assolutamente, assolutamente. Sì, sì, no, io spero più che altro che migliori per tutti, cioè... Certo, questo sì, sicuramente. Allora, per la big family. Sì, esatto, soprattutto. No, si parlava un po', ecco, di quel tonno, che del sistema del tonno, esatto. Allora, prima di arrivare a noi, perché so che tu non ti fai mai cogliere impreparato o quasi, eccolo lì, si parla di tonno, ecco, facciamolo pure vedere in camera, qua tu solo, che sei esperto. Qua è solo, qua è un solo po' più, l'inizio, esatto, per far vedere solo, guardate come che bello, funziona, che spettacolo. Beh, a noi ci hanno scritto e sono arrivati, guardate che spettacolo e che scelta, anche la scelta nel prodotto, quindi filetto di tonno, logicamente in primis. Tanta roba, materia prima. Allora, nel frattempo, ecco che ci stanno anche, guarda, ci chiamano, ci scrivono in diretta, la cosa è... Dai, carini, salutiamo tutti, Ale, salutiamo tutti, pazzesca, Big quindi, Family. Guarda, eccoli qua, scrivono, dai, dove sei, non vi vediamo, ecco, ci vedono, adesso siamo tutti in diretta, cioè, è tutto vero, signori, guardate siamo qua, è tutto vero. Quindi questo è il bello della diretta, però proprio per questo si parlava di tonno, dicevamo, e sono arrivate svariate pietanze, correggimi se sbaglio, ecco. No, giusto, giusto. Bene. Allora, ovviamente noi arriviamo così, le pietanze di casa, di tutti i giorni. Questo è un piatto che arriva da un po' più lontano da Verona e arriva da Ferrara. Molto semplice, te lo vorrei far vedere. Sì, eccolo volentieri. Qua che arriva, attenzione, lo facciamo vedere, ecco qua, guarda. Dai, riso, ma che bello! Riso con tonno. Bellissimo. E olive. Penso. Olive. Tonno, ci sta, il dal grasso. Cos'è? Prezzemolo? Un po' di prezzemolo. Se penso ecco sia basilico. Basilico. Non vedo bene, ma... Non lo so perché non ce l'hanno descritto, però una bello, mamma però, della provincia bello di Ferrara ha scritto molto umilmente, vi mando il mio piatto, e ha scritto che in carina particolare per Alessandro Gianietti, un saluto dalla Titti. E quindi, ma che carina, quindi, Titti, ti voglio bene. Che bello, quindi guarda, è arrivata così che ci manda che il piatto. E quindi che avanti bello, ancora. Len. Poi ci è arrivato, aspetta perché qua ce ne ho diversi. Allora abbiamo, eccolo qua, ci dice vediamoli, un saluto vediamoli ad Alen, da Alessandro e ad Alessandro, da Gianluca Dalla Mariga e Valentina Corsini, la nostra Valentina, da Ponti sul Mincio. Grande, e ci mandano, Gianluca. E ci mandano questa foto qua. E attenzione, Valentina. Eccoli qua. Vediamo. Wow, guarda, ma qua. No, bastimento, ma lì me c'è, tu riesci a interpretare alla lì, tonno lì, che lì amore, lì amore, lì amore. Qui amore. Lì secondo me è amore. Qua... Lì è amore, vedi che ci ha messo di tutto, l'anima. Esatto. Dai, che carini, bravissimi. Beh, intanto li salutiamo, che chiaramente Valentina sì, è la assolutamente nostra femmina. Poi Valentina! Gianluca, wow, e Gianluca voglio conoscerlo, io conosco solo Valentina, Alan. Ma adesso direi che un giorno ti presenteremo anche Gianluca. È alto 6 metri e mezzo per 4, però... vabbè, non lo voglio però conoscere allora. Hai presente i famosi il gigante buono, Gianluca, il vero gigante. Io lo chiamo il mitico Giallo. Giallo! Grande Giallo. L'armadio, doppiante, dicevo, non lo voglio conoscere. Che bello, guarda qua. E poi ancora piatti che arrivano, ci mandano. Allora, ecco qua, questa è proprio una cosa
ci scrivono, allora, da San Bonifacio, Marianna e Fabio, super insalatona, molto semplice, con tonno in tranci, e ci mandano un'insalatona molto molto insalatona, molto easy, eccole spettacolo. Qua. Spettacolo! Beh, che ecco, bella, molto easy, ma bella, perché no? Sarà buonissima. Easy ma bella, giusto. Buonissima, easy buonissima. Ma bella, brava, mi piace anche la tovaglia sotto. Bello, mi ricordo, piace molto anche... Revival. È bello perché arrivano questi messaggi e quindi ti seguiamo. Poi concludo con Dai, questo. Che bello. Perché ce ne sono poi anche altri, ma li faremo vedere, li posteremo anche sui social. Certo. Mai dir di no alla pizza casalinga con tonno. Alen, te ne invio una teglia. Un saluto da Susi. E ci manda la pizza, eccola qua. Ah, la invia solo a te però, Sì, esatto, la invia solo a me. Ah, eccola qua. Niente. Dai, eccola, che bella, qua. Bellissima, mamma mia, spettacolo. Oh, bravi, bravissimi tutti, ragazzi. Eccola che qua, top. Abbiamo aperto top. E chiuso. E top, poi, ripeto, ce ne sono altri, ma magari poi li postiamo sui social. Invece, sì, assolutamente. Intanto, grazie veramente, Alessandro vi ha fatto l'applauso, vi ha detto bravi, quindi ecco, io qua voglio arrivare. Alessandro, tu che hai dato questo incarico del tonno, oggi non sei arrivato impreparato. Che... Assolutamente mai, Alen, te l'ho detto. Ma io dico una cosa... Veramente, allora, difatti è spettacolare. Noi lo intravediamo da lì, ma abbiamo una foto in anteprima che la regia ti ha chiesto di inviarci adesso. Poco fa. Ed è, attenzione, lo facciamo vedere. Questo è il piatto di Alessandro Giagnetti, che lo facciamo vedere. Ah, però. Sì, qua è un tonno scottato con un alga nori intorno e sopra c'è una salsina tipo un teriyaki, quindi con... Teriyaki con del aceto di mele, un po' di cipollotto, peperoncino, zucchero di canna e salsa di soia. Si fa una salsina agrodolce. Sì, sì, è semplicissimo. Questo è tanto, veramente per me è spettacolare. Roba. Quindi io un applauso lo faccio a casa, ma un vero applauso va a Alessandro. No, l'applauso vanno alle persone che ci hanno seguito, non vero, a me. Vero. Perché io no, l'applauso va anche a tutti pesante, voi. Però l'applauso va a tutti voi. Vanno a tutti, Alen, veramente, alla nostra big family, diciamo così, vero, il nostro codice vero. Segreto. Vero, vero, vero. Big family. Qua bisogna fare un tatuaggio, per gli amati dei tatuaggi bisogna fare il tatuaggio. Quindi... A me lo dici? veramente spettacolare, Alessandro, grazie, perché oltretutto questo piatto è un peccato che sia un po' distante da noi, altrimenti arrivavamo tutti Cavolo, a casa tua a mangiarcelo. Sì, assolutamente. Ah, oh, ma guarda, qua ben accetti, Lo sappiamo. Qua, fino a 28 di ospito, Che tu sei così, sei irreale, sei vero. Ricordiamo la prossima settimana. Esatto, questo qua volevo capire. Allora, la prossima settimana hamburger. Wow! Hamburger, ma attenzione, tradizione italiana e piemontese. Bello, quindi, bello. Vedremo la prossima settimana cosa accadrà. Bello, quindi allora, hamburger libero, quindi, cioè a scelta. Hamburger giusto? Libero. Carne, c'è... potete usare il macinato che volete, maiale, okay. Vitello, proporzioni giuste, eque okay. Per mantenerlo morbido, quindi hamburger. Ma c'è un tipo di pane, senza magari spoilerare troppo, un tipo di pane che tu consiglieresti? O andiamo a scelta? No, il pane a scelta. Si può okay. Anche mettere, attenzione, io lo farò, ma non posso dirlo, perché sennò è troppo... posso dirlo? Quasi. No, No, non dire come lo farai. Verso le miglia. Verso le miglia. Ok, adesso l'Emilia. Va bene. Allora facciamo così, la lasciamo in suspense e prendete nota a casa. Dai. Hamburger. Hamburger. Ma, hamburger. Ma verso l'Emilia, ragazzi. Verso l'Emilia. La mia, Ok. Poi dopo lo vediamo anche da tutte le regioni, cosa succede, cosa arriva. Vediamo. Sì, è figo, la parte bella è quella. Beh, siamo molto curiosi. Allora noi ci prendiamo nota, assolutamente, hamburger. E intanto grazie per essere stato con noi. Io ti ringrazio grazie, sempre. Grazie, no, grazie di cuore. Grazie di cuore a voi. Cioè, veramente, salutami tutti perché sono stato garantito. Solo un giorno lì da voi e garantito, boh, è vero, hai visto è vero. Com'è. Ma tornerai, sicuramente.